Ciao amici. In molti mi avete chiesto quali caratteristiche dovrebbe avere un tornio per essere considerato buono, quindi oggi vi farò vedere quello che uso io di solito, quello che vedete nei video. Io sono, come ho detto altre volte, un autodidatta. Non ho fatto nessun tipo di corso perché negli anni non sono mai riuscito a permettermene uno. Ho cominciato però a giocare, se si può dire giocare, con un tornio, con uno che aveva fatto mio papà tanti anni fa, di quelli di legno col volano a pedale, ottimo se dovete fare ginnastica. Poi col tempo sono passato a uno di quei torni venduti in Ibrico, che vengono chiamati lamieroni. Poi finalmente, girando su internet, ho trovato quello che ho adesso. Il mio tornio, eccolo qua, il filetto di serie M33 per 3,5. Un banco di lavoro di circa 90 centimetri. Con questa leva si può variare la velocità, ha un range di velocità che va dai 500 giri al minuto fino ai 2000, ha 370 watt, quindi non consuma neanche tanto, e ha un diametro massimo tornibile di più o meno 310 mm. Allora, vi ho fatto vedere il mio tornio molto velocemente. Io con questo qua mi trovo molto bene perché è semiprofessionale, tutto in ghisa, pesa 95 kg, mi pare, se non mi sbaglio. Avendo il filetto M33x3,5 si possono montare tutti i mandrini presenti in commercio. Io ho comprato questo qua anni fa. È della Fervi, costa circa 140 euro. Questo è un mandrino di quelli che si chiamano autocentranti. Se vedete, io girando con la chiave e chiudendo, tutte e quattro le grife si aprono e si chiudono contemporaneamente. Quindi è molto più facile centrare i pezzi, non avere vibrazioni e fare un lavoro, ottenere un lavoro pulito. Inoltre, la settimana scorsa, per chi mi segue anche nei social tipo Facebook e Instagram, ha visto che ho postato delle foto dell'ultimo arrivo. Mi è stata inviata gentilmente da Brico Sergio questa valigetta che contiene un mandrino 5 in 1. Che vuol dire 5 in 1? Che con un unico mandrino come questo, svitando queste, se si riescono a vedere, queste brugole, sono possibili altre quattro configurazioni del mandrino per fare diverse lavorazioni. Più avanti vi farò vedere come va utilizzato appunto il mandrino nelle sue varie configurazioni. Secondo me, il consiglio più grande che posso darti, con più o meno 20 anni abbondanti di esperienza e tantissimi, ma tantissimi, veramente tanti sbagli, a volte anche facendomi male, se ti affascina il mondo della tornitura perché hai visto cose che ti piacciono, magari anche alcune di quelle che ho fatto io, però non sei sicuro se questa sia la tua strada, ti consiglio vivamente di fare una ricerca in internet prima, così magari trovi un tornio semiprofessionale a un prezzo da entry level, se non anche inferiore a volte. Oppure, se non vuoi comprarti un tornio così, puoi affidarti tranquillamente ai lamieroni venduti nei Brico, e allora là te la cavi con 150-180 euro circa. Al massimo, se dopo si rivela una schifezza, puoi trasformarlo in una levigatrice a disco o
o in altro dettato dalla tua fantasia. Secondo me, come prime prove, come primi sbagli, come primo approccio alla tornitura, per fare i primi esperimenti può bastare finché vuoi. Ci sono in commercio anche dai siti cinesi, quelli piccolini, come quello che abbiamo usato io e Alessio di Worker Corner. Se non hai visto il video, ti lascio la scheda sopra qua da qualche parte. Può andare bene per fare piccoli esperimenti, piccole cose. Se invece la tua idea è quella di costruirtelo, di autocostruirtelo un tornio, che ho visto in rete anche da alcuni miei amici makers che hanno fatto delle belle cose anche solo con un motore a lavatrice o quant'altro, ti consiglio. Anzi, ti do tre cose da tenere seriamente in considerazione. 1. Gruppo motore. Deve essere solido e avere gioco zero. Possibilmente, anzi non possibilmente, devi dotarlo di un passo M33 per 3,5, così non dovrai mettere delle boccole di adattamento del passo standard che ormai che utilizzano tutti. 2. Il porta contropunta, diciamo, se si può chiamare porta contropunta, l'alloggiamento della contropunta deve avere anche quello gioco pari a zero. Poi, cosa dire, devi tenere in assoluta considerazione, devi tenere in assoluta considerazione il fatto di crearti un poggia utensili, che è questo, con una base solida. Perché insisto su questo punto? Perché semplicemente perché 1. Per la tua sicurezza, 2. Per avere una discreta precisione del tuo lavoro. Questo perché se il prezzo non è perfettamente lo devi sgrossare, quindi non è perfettamente cilindrico. Oltre alle vibrazioni, la sgorbia che la tieni con le mani, è sollecitata molto, prende dei contraccolpi e quant'altro. E dove va appoggiata la sgorbia? Sul ventaglio porta utensili, appunto. Quindi, se non è solido, prima o poi si piega, col rischio di farti veramente, veramente male. Questi sono i consigli base che ti do. Se vuoi approfondire il discorso, sono a disposizione. Ci sono, ho visto parecchi bei tutorial anche in rete. Allora, ti ho parlato del mio mandrino della Ferbi. Ti ho fatto vedere il kit mandrino 5 in 1 che mi ha inviato Brico Sergio. Sotto ti lascio il link del mio della Fervi, il link di questo kit del sito bricosergio.it, e visto che altri mi hanno chiesto anche quali sgorbie prendere per iniziare, dove andare a prenderle e così, ho visto che sul sito www.bricosergio.it ci sono due tre kit base di sgorbie in acciaio HSS, che secondo me a vederle sembrano buone. Dopo non so se me le manderanno a provare, sinceramente io vorrei provare uno di quei bei tornietti da banco. Puoi andare a vedere nel sito www.bricosergio.it, ha le sgorbie in acciaio HSS, ha dei kit mandrino come questo qua è quello più piccolo, ne esiste anche uno un po' più grande. Poi ha dei bellissimi torni da banco che sono metà del mio, quindi hanno una lunghezza di bancola utile di 44-45 cm, sempre per 30 di diametro, quindi già monti dei bei pezzi di legno e puoi fare dei vasi, delle ciotole, degli oggetti molto carini e grandi, e hanno un rapporto qualità-prezzo molto, molto bello. Adesso ce n'è uno in offerta a 400 euro,
C'è la versione col variatore elettronico che costa 100 euro in più, che però è comodo perché aumenta il range del numero di giri, lo abbassa un po' sotto i 500 giri e lo aumenta un po' oltre i 2000, che 2000 diciamo sono un po' pochini per certe lavorazioni. Andate a visitare il sito www.bricosergio.it, che oltre a torni, sgorbi e quant'altro ha anche altre belle macchine per la lavorazione del legno. E adesso credo tu ne abbia piene le scatole di sentirmi chiacchierare. Spero che ti venga voglia di scoprire questo fantastico mondo che è la tornitura del legno. Sicuramente non è facile imparare, se hai possibilità di iscriverti a un corso, fallo. Se ti sono stato utile, come spero, un bel pollicione in su è ben gradito. Commenta, dimmi se ho dimenticato qualcosa, se ho sbagliato, se secondo te sono stato troppo superficiale. Condividi con i tuoi amici se ti sembra che questo mio video possa essere di aiuto anche a qualcun altro. Iscriviti se non lo hai già fatto. Spunta la campanella così rimarrai sempre aggiornato sull'uscita dei vari miei video. Puoi seguirmi anche su Facebook e su Instagram, dove nel corso della settimana cerco sempre, se posso, di postare foto o video di quello che faccio. Se vuoi supportare il canale, sotto, sempre in descrizione, trovi il link di PayPal. Se vuoi offrirmi un caffè, oppure c'è il link della mia lista dei desideri dove ho alcuni materiali e macchinari che potrebbero essere utili per un upgrade del canale del Tugurio. Se invece vuoi supportare il canale senza fastidi vari, ti lascio sotto un link generale per entrare su Amazon. A te non cambia nulla, spendi uguale. L'unica differenza è che a me, se passi dal mio link naturalmente, a me viene riconosciuto una piccola percentuale in base a ciò che spendi. Non ho più voglia di annoiarti, quindi ti saluto, ci vediamo lunedì prossimo, come tutti i lunedì, qui dal Tugurio. Seguimi. Ciao! Dana Eva, ma tutti i versi.